Le triple realizzate sono state le stesse, 9 per parte. La differenza? I tentativi che ci sono voluti. 23 per Milano, 39 per Biella, una al minuto. Altro numero? Thomas di Milano ha segnato 21 punti, Esbrook di Biella 22. Al primo però sono bastati 10 tiri, al nostro 21. Il film è sempre lo stesso, a finali alterni. Quando i rossoblù sono in serata buona dalla lunga distanza, Biella vince. Quando non lo sono, Biella perde. Tutto il resto passa purtroppo in secondo piano, dall'ottima difesa alla crescita dei giocatori. Al Palalido l'Urania Milano si imposta 72-63, ma il gap poteva essere, e a tratti lo è stato, più ampio. Ad un minuto dalla fine Milano vinceva di 15, poi due triple, Sava Sandir, Di Bertetti e Davis, hanno reso il divario meno ampio. Insomma, vuoi per l'assenza di peso nel reparto lunghi, vuoi per il rendimento altalenante di alcuni giocatori, l'attacco di Biella non è sufficientemente diversificato. Il più continuo si conferma, come al solito, Esbrook, 22 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, anche se bisogna soppesare la valanga di tiri che l'esperto americano è costretto a prendersi. L'unico ad aver viaggiato a percentuali accettabili è stato Bertetti, 18 punti con 4 su 10 dalla lunga. Si salva anche Infante con 8 rimbalzi, malino tutti gli altri, da un pollone sorprendentemente a secco fino a un Davis che, tolta la tutina, si è rimesso i vestiti da Clark Kent. I vecchi volponi di Milano concretizzano e sfruttano la varietà di soluzioni che Biella non ha. Del bravo Thomas si è già detto, Nicolic e Piunti ne mettono 10 a testa, Montano 14, 11 punti e 9 assist per il play Bossi. Tutti fanno bene tutto, l'ingranaggio di Milano gira alla perfezione, considerando che mancava anche Portannese, uno da cifre garantite. In soldoni, difficile pensare che l'Urania possa rimanere coinvolta nella lotta play-out, perché la differenza con Biella e con Capo è tangibile. Tuttavia, c'è sempre il dettaglio non trascurabile che Biella, e lo ha dimostrato, può vincere e perdere con chiunque. Tutto è aggrappato alla solita voce statistica. Abbiamo approcciato male la partita, cosa che non hanno fatto loro, e questo ci ha condizionato tutta la partita. Urania ha strameritato. Nel secondo tempo abbiamo provato a giocare una partita diversa. Infatti abbiamo contenuto il passivo difensivo, però oggi era la giornata in cui non entrava niente, abbiamo fatto delle percentuali terribili. E perché? Perché quando parti come siamo partiti noi, perdi il ritmo partita. E noi siamo una squadra che ha bisogno di ritmo e di avere ritmo e compattezza dalle piccole cose, soprattutto difensive. Oggi non l'abbiamo fatto e abbiamo giocato la partita di Urania. Bravi loro, sono una squadra che ci è superiore per esperienza, fisicità, talento, e se giochiamo, soprattutto se giochiamo come vogliono loro, per come abbiamo giocato abbiamo anche contenuto la differenza, perché obiettivamente quello che si è visto in campo denotava un margine più ampio. Riposiamo domani, abbiamo altre 10 partite che ci serva da lezione, come è già stato altre volte, e pensiamo alla prossima.